Raccontiamo la storia, una storia importante, la storia di Ernesto Gismondi, fondatore di Artemide, e forse si collega anche molto all'idea di Creative Connection con il suo lavoro e tutto il mondo del design che ha attraversato negli ultimi 50 anni. Si tratta di 150 carte che si sovrappongono come un castello, un gioco, e mi piaceva l'idea che nel cortile della farmacia, luogo di cura, ci fosse una rappresentazione di un altro tipo di cura, che è il cura della mente, quindi della creatività. Quindi questa installazione rappresenta un po' queste due cose, una figura fondamentale della storia del paese e dall'altra parte la rappresentazione di una cura creativa. E già nella parola stessa creatività è già una modalità di connessione, perché per essere creativi deve poter essere capaci di mettere insieme pensieri e saperi diversi, no? Quindi credo che sia molto legata all'attualità, tanto più che oggi la creatività è molto di più che un'espressione artistica, ma proprio una connessione anche col mondo della scienza. La manifestazione di quest'anno è un atto di coraggio, nel senso che usciamo da un periodo estremamente difficile e questa città, anche attraverso interni, rivendica invece un ruolo di presenza sul territorio e lo fa attraverso un'azione di creatività, di connessioni creative.